La dialisi è cambiata molto dal punto di vista proprio di come la si intende. Se prima era intesa solitamente come un trattamento sostitutivo della funzione renale, quindi semplicemente depurativo delle tossine uremiche che si accumulano chiaramente quando i reni non funzionano più, negli ultimi decenni il trattamento dialitico è cambiato da un punto di vista proprio di mentale, cioè nel senso che il trattamento dialitico adesso è un trattamento di terapia, non solo di depurazione, inteso come terapia, appunto terapia per andare a rallentare o andare a controllare o tenere sotto controllo le varie comorbidità, dall'anemia al rischio cardiovascolare, all'immunodepressione, al rischio di infezioni, all'osso dinamico, quindi al rapporto calcio-fosfo, all'iperparatiroidismo secondario e terziario. Quindi questo è estremamente importante, in questo senso e su questo chiaramente base, i filtri di dialisi sono diventati dei veri e propri farmaci. Io dico sempre che ormai dobbiamo considerare i filtri di dialisi come dei farmaci e quindi così come usiamo i farmaci li dobbiamo in qualche modo personalizzare ad ogni paziente. Ogni paziente ha una sua terapia e deve avere una sua terapia. Gli sviluppi scientifici in quest'ultimo periodo sono stati veramente clamorosi, perché effettivamente noi abbiamo a disposizione adesso un bagaglio e come dire, la possibilità di scegliere fra diversi filtri, cioè quindi fra diversi farmaci, lo ripeto, proprio per andare incontro a quello che è la personalizzazione della terapia del paziente in emodialisi per avvicinarsi sempre più a quello che viene definita la medicina di precisione, così tanto declamata, ma che effettivamente adesso in qualche modo ha un senso e prende corpo e dobbiamo far prendere corpo.